Allora, buonasera a tutti ancora una volta. Prima di iniziare permettetemi di ringraziare quanti con il loro patrocinio gratuito hanno permesso, hanno aderito e hanno condiviso la nostra iniziativa. La Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, la provincia di Reggio Calabria, l'amministrazione comunale di Melito, l'ASP di Reggio Calabria, il Centro Regino di Solidarietà e l'Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani. Oltre a loro ci sono anche delle associazioni che hanno partecipato con entusiasmo a questo convegno, e mi riferisco a Libera, al Presidio Nino Marino di Melito Porto Salvo, Exodus, la comunità di Santo Stefano Aspromonte, il Forum del Terzo Settore dell'Area Grecanica e Avviso Pubblico. Allora, io intanto saluto tutti i presenti in sala. Poi saluto le forze dell'ordine, non sono presenti perché impegnate in altre attività, ci hanno avvisato che purtroppo erano impegnate altrove, forse verranno più tardi. E prima di iniziare, ecco, lo taglio che noi vogliamo dare a questa serata è quello di inquadrare il problema gioco d'azzardo patologico cercando di analizzarlo a 360 gradi, cercando di appunto analizzarlo nelle varie sfaccettature. Avremo la parte politica, avremo la parte medica, avremo gli educatori, avremo una vasta rosa di interpreti. La speranza nostra è quella che da questa sera possa partire uno spunto di riflessione per poter affrontare questa problematica che è sempre più presente nel tessuto sociale. E prima di iniziare, ecco, inviterei il presidente Nicola Irto che a salutare la platea, a dire qualcosa. Permettetemi di dire, prima di cedergli la parola, di ringraziarlo ancora una volta perché il presidente è stato uno dei primi ad aderire a fornire il patrocinio alla nostra iniziativa. Ancora una volta si è dimostrato attento alle problematiche come il gioco d'azzardo patologico, ma tutte le problematiche di grande rilevanza sociale che investono questo territorio. Oltre a ciò, ancora una volta il presidente Nicola Irto ha mostrato grande attenzione verso l'area grecanica. Ci auguriamo che questa sua attenzione presto possa portare dei risultati concreti, perché ne abbiamo veramente bisogno. Prego, presidente. Grazie per l'invito, un saluto a tutti, mi scuserete se non posso rimanere a lungo, ma dovrò andare nella piana di Gioia Tauro, un'altra iniziativa, poi domani abbiamo anche un ulteriore importante, straordinario, a mio avviso anche storico impegno, perché ci sarà la firma dei due patti col Presidente del Consiglio dei Ministri, uno è il patto per la Calabria e l'altro è il patto con la città metropolitana, che vede anche dei forti investimenti in questo territorio. Domani verranno lanciati anche in maniera chiara e netta, sarà un evento importante perché finalmente non ci sarà solo una parte di annuncio o di slogan o di passerella, come qualcuno vuole dire, ma si diranno quali opere il governo si impegna a finanziare, con quali tempi inizieranno i lavori, con quali tempi si concluderanno i lavori, con quali soldi verranno finanziate. Tutto questo avverrà domani mattina e penso che per questo territorio, per questa regione, sia un evento di straordinaria importanza. Io vi ringrazio perché so che c'è stato un lungo lavoro nell'organizzazione di queste iniziative, da molti mesi che il gruppo, l'associazione Una città da cambiare ci sta lavorando. Io ho accolto positivamente l'invito a patrocinare questa iniziativa, ad esserci, per una serie di motivi, non solo perché poi verrà detto anche da chi più autorevolmente, in maniera più competente, dopo di me verrà detto, non solo perché la Regione Calabria è, mi pare, la seconda in Italia come fenomeno del gioco d'azzardo, ma perché a fronte di un quadro normativo nazionale più o meno in evoluzione, perché il decreto legge è del 2012, non possiamo limitarci solo ad aspettare o a delegare solo al tavolo nazionale la questione legislativa che riguarda il gioco d'azzardo. Semmai è molto competente che la Regione entri nel merito della questione del gioco d'azzardo. Lo può fare anche legiferando, e a mio avviso noi abbiamo già un progetto di legge depositato in Consiglio regionale, depositato a ottobre dell'anno scorso, dove purtroppo, se non è andata avanti, non è andata avanti al pari di altri progetti di legge di straordinaria importanza,
purtroppo non per gli articoli iniziali, ma per l'ultimo articolo, che è quello della norma finanziaria, dove purtroppo mancando risorse nel bilancio ordinario della regione non si riesce a sbloccare molti progetti di legge che possono avere ricadute positive sul territorio. Noi penso che possiamo mettere in campo una nuova progettualità su quel progetto di legge, magari modificandolo, migliorandolo, magari penso che possiamo lanciare da qua l'idea di aprire un tavolo di confronto col Cereso, con tutti gli attori, diciamo così, territoriali del mondo impegnato in questo settore, per cercare di migliorare quel progetto di legge, a mio avviso per canalizzare l'intento su due cose. Uno, che il gioco d'azzardo e tutto quello che vuol dire le sale da gioco, le macchinette da gioco, che abbiano dei limiti entro i quali stare nei luoghi pubblici, quindi metterci delle regole regionali già nella legge regionale, e la seconda, arrivare con un forte impegno, con un forte programma di sensibilizzazione, con un forte programma di informatizzazione, di informazione ai territori, di assistenza a chi è vittima di ludopatia, a chi è vittima di ludopatia perché c'è un familiare che vive in questa condizione. Per fare tutto questo, quindi, quello che a mio avviso la Regione dovrebbe caricarsi la responsabilità di fare è riuscire a mettere assieme un progetto di legge che non solo stabilisca delle regole rigide, e possibilmente pensi anche di usare un po' di più, pensi anche eventualmente di usare una premialità per chi riesce a dismettere l'attività in una determinata attività economica in una determinata zona della Calabria e dei comuni. Ma non solo, riesca soprattutto ad avere un'assistenza che possa essere, diciamo così, ante post, cioè che possa essere di prevenzione straordinaria, ma anche di aiuto e di sostegno a chi vive questo dramma, a chi vive questa difficoltà. E ripeto, è una piaga che la Regione Calabria purtroppo ha, è un fenomeno che non possiamo fare finta di non vedere, è un fenomeno del quale è bene parlarne. Sono contento che oggi si sia fatta questa iniziativa, penso che da qui possiamo lanciare, Luciano, dottoressa De Stefano, se siete d'accordo, di aprire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche una discussione ufficiale istituzionale in Consiglio regionale. Grazie, grazie. Per poter pensare di andare a mandare avanti quel progetto di legge, possibilmente immagino debba essere anche modificato, cambiato, forse implementato, ecco, ragionato anche con ancora di più, anche con la ricerca, che avete fatto. Non è un mistero che è strettamente legato anche alle attività che le aziende ospedaliere sul territorio vivono, l'attività di assistenza che si fa. È inutile raccontare un mondo che non esiste, bisogna anche avere la chiarezza di avere non solo un legislatore, ma anche una legge che riesce poi a dialogare anche con i gangli delle aziende sanitarie, che poi sono direttamente, immediatamente attuatori, diciamo così, degli eventuali piani di indirizzo e di assistenzialismo che si possa creare. Insomma, penso che l'iniziativa di oggi ci possa spingere per un'iniziativa istituzionale che possiamo mettere in campo, non nascondendo che il fenomeno di cui parliamo ha dei risvolti sociali e criminogeni, direbbe qualcuno, ormai riconosciuti, perché è noto che molto la riflessione sul gioco d'azzardo si va a incastrare purtroppo con una piaga di criminalità organizzata che nel nostro territorio è presente. Quindi, come vedete, la questione non solo è di attualità straordinaria, ma è anche di contesto che va a cogliere, va a incastrarsi, va a incidere su diversi settori, su diverse problematiche che il nostro territorio vive. Penso che poter rilanciare un'iniziativa di questo tipo attraverso il mondo impegnato associazionistico è un passo in avanti per noi e da stimolo a noi istituzione. Per questo l'impegno è quello di convocare un tavolo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Grazie e buon lavoro. Bene, grazie Presidente, mi fa piacere che già dal primo intervento ci sia questo intento di creare un tavolo sinergico per affrontare il problema, quindi significa che già stiamo iniziando a ragionare nel verso giusto. Erano previsti i saluti dell'amministrazione comunale. A dire il vero, il sindaco mi aveva anticipato che non sarebbe venuto perché è impegnato a Pentedattilo con la messa per la festa della Madonna di Portosalvo, però mi pare di non vedere nessun membro dell'amministrazione in sala, quindi andrei avanti.
chiamerei a relazionare la dottoressa Caterina Surforo. Caterina De Stefano. Questo lapsus lo devi interpretare. Mi perdoni, dottoressa. Allora, la dottoressa ci parlerà del gioco d'azzardo patologico soprattutto dal punto di vista clinico. Ci parlerà dei fattori di rischio, ci parlerà dei vari fattori neurofisiopatologici che concorrono all'instaurarsi di questa situazione appunto patologica, ci parlerà di come si può prevenire questa patologia sin dalla più tenera età. Lo farà con la passione e l'impegno che io ho avuto modo di apprezzare, perché sono stato un suo tirocinante durante il mio corso di formazione in medicina generale, e quindi sono contento di averla qui con noi stasera. Prego, dottoressa. Grazie. Intanto sono contenta io di ritornare nei luoghi dove è nata la mia... cioè io mi sono formata a merito. Ho avuto la fortuna di lavorare in un dipartimento veramente integrato. Vi ricordate, colleghi, dell'ospedale non c'era un reparto dove non ero messa chiamata, quindi abbiamo fatto una vera psichiatria di collegamento. Abbiamo fatto un lavoro sul territorio, conosco tutto il territorio, mentre facciamo mangiare nelle varie strutture, quindi sono felice di essere qua e di poter presentare anche la mia equip. Oggi c'è la dottoressa Franco, la dottoressa Guerrera, la dottoressa Salvadori, che operano, presidente, qui in silenzio, con molta riservatezza. Nessuno sa che esiste il servizio e che abbiamo lavorato, ho sudato per lasciarlo a merito tutto salvo. E ieri ho litigato anche in azienda, ho difeso il Dipartimento delle Dipendenze, vi può dire il privato sociale che è qui presente, 20 anni di ricerca, 20 anni di sapere che devono essere messe al servizio del territorio. E per quanto riguarda la ricerca sul gioco, le posso dire, ci sono le comunità terapeutiche, siamo gli unici in Calabria ad aver applicato il modello del NAIDA, noi stiamo lavorando e investendo molto nei programmi psicosociali. Ho la ricerca, non ho elaborato, ho mandato in regione i dati, perché dato che lei andrà via le voglio dire che non si deve buttare il lavoro di 20 anni di esperienza e poi si deve calare nel nostro territorio. Non si può portare il modello americano, inglese in Calabria. Abbiamo portato il modello del counseling e l'abbiamo tarato nel nostro territorio. I risultati ne saranno portati, perché abbiamo lavorato l'altro giorno pure con le comunità che mi daranno i dati e abbiamo curato giocatori d'azzardo, alcolisti e cocainomani con questo modello. Quindi è una cosa molto seria e me la sono... sto elaborando i dati e sono elaborati con la supervisione dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi non stiamo lavorando con un impegno serio e siamo veramente integrati con tutti i servizi nel territorio e non abbiamo escluso i portatori di interessi, nessuno. Questo ci tengo, scusatemi per questa lunga devo farlo, c'è una persona che ora, un politico che ha detto che farà un'azione ed è una cosa forte. E siccome ha detto una cosa forte, io le dico che noi stiamo lavorando seriamente, che saremo per i nostri cittadini, porteremo, perché lo sa, ora lo dirò qui, quanto sono a rischio i bambini e gli adolescenti, ok? E poi nell'atto aziendale poi le dirò come è stato fatto, quindi dove il Surfaro, ecco, quindi il gioco, cercherò di essere veloce. È chiaro che il gioco, tutti quanti noi sappiamo, anche il dottore Bacigliere è un allenatore e educa i giovani attraverso il gioco. Il gioco non deve essere demonizzato, infatti è stata prima la psicologia a studiare il gioco, è qualcosa che serve per far crescere i nostri bambini, perché attraverso il gioco i bambini si identificano col padre, e il bambino maschio vuole imitare il padre e comincia a seguirlo. La stessa cosa dice Winnicott, no? Che è un altro psicanalista inglese molto importante per la crescita dei nostri bambini, e dice che consente di, attraverso il gioco, il bambino mette a contatto il suo mondo interno col mondo esterno in uno spazio illusorio. Quindi il gioco noi non intendiamo demonizzarlo, il gioco sano però. E quindi qual è il problema? Il problema del gioco è forte,
che c'è una parte di fortuna che si chiama Lea e una parte di competizione che è la gonna. Noi abbiamo dei giochi che sono ad esempio utili, il gioco di scacco, dello scacco, dove la parte dell'intelligenza, della capacità della persona è importante, ma altri giochi sono patologici. E allora che cos'è il gioco patologico? È la conseguenza che di reiterare un comportamento del gioco. E accade proprio nelle persone che hanno una vulnerabilità. Poi vi spiegherò che cos'è la vulnerabilità. Quindi le componenti, molte persone, ecco perché è importante parlarne, già le persone a rischio sono i bambini, soprattutto quei bambini che sono bambini iperattivi, bambini che hanno poca attenzione a scuola, gli adolescenti. E poi ora, guarda caso, i pensionati, le persone anziane che vivono molta solitudine. E allora alcune persone che sono predisposte, vulnerabili, hanno un sistema neurotrasmettitoriale alterato, che noi chiamiamo il sistema della gratificazione, e il sistema poi della corteccia, quella corteccia frontale che controlla gli impulsi, loro hanno l'incapacità di fermarsi, e poi tutto ciò che è di distorsioni cognitive queste persone vivono. Ah, se faccio questo vincerò, se vado a quest'ora, tutte le fantasie, le credenze che ha il giocatore. Quindi per noi la dipendenza, perché in molte parti che vado, ora ho finito circa 1500 studenti, abbiamo lavorato molto nella provincia, che ci hanno detto di lavorare più con gli studenti della provincia, parlano sempre di vizio. Non è un vizio, è una malattia, ed è una malattia prevenibile, curabile e anche guaribile se si lavora in un modo serio. Quindi questo è ciò che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E allora, come ha detto il Presidente prima, il GAP che cosa provoca? Ci sono diverse implicazioni. Intanto guardate quante istituzioni interagiscono: la Commissione Antisura, il Ministero dell'Interno, la Procura Nazionale Antimafia, il Ministero della Giustizia, il Monopolio di Stato, la Confindustria, i sindacati, poi il Ministero delle Finanze, il Dipartimento Antidroga, il Ministero della Salute, le Regioni, i Comuni e poi tutto ciò che ruota attorno al gioco, tutte queste istituzioni che dovrebbero lavorare insieme in questo famoso tavolo che faremo ora regionale, già a livello nazionale si sono già sedute, Luciano, giusto? Diciamo così. E quindi che cosa hanno detto? Gli aspetti del gioco, quali devono essere trattati dal punto di vista della politica? Gli aspetti educativi preventivi, gli aspetti terapeutici e riabilitativi, sappiamo come si curano, sappiamo come fare la prevenzione, sappiamo come reinserirli, perché abbiamo avuto anche avvocati gratuiti, anche l'ETR, anche ci hanno aiutato, perché ci sono stati problemi abbastanza grossi con implicazioni criminali. Le associazioni sociali, l'indebitamento con l'usura, dove solo le associazioni si sono preoccupate di aiutare queste persone. La ricerca scientifica ormai è avanti, poi vi farò vedere tutti i dati della ricerca, sia dal punto di vista neurobiologico, genetico, controllo e repressione, gli aspetti legislativi. È stata fatta la legge Brunetta nel 2012, ma quella ci hanno detto, voi dell'ASP, io ho fatto delle locandine, le ho messe nella pagina web, che me l'hanno pure oscurata, perché io il dipartimento l'hanno oscurato. In quella pagina i gestori devono scaricarsi quelle locandine, le abbiamo fatte in tutte le lingue, e devono metterle dove ci sono le macchinette, devono dire il gioco fa male, e devono leggere e danno le indicazioni poi per venire nei nostri servizi. Quindi è importante che cosa? Dove era arrivata la sostenibilità degli interventi, e qua si incespettano, come abbiamo detto, sul fatto della finanza, perché a tutt'oggi il gioco d'azzardo non è nei LEA, e quindi noi stiamo lavorando, Presidente, il Cereso, con una volontarietà pura. Noi nei servizi
io faccio il transformer nella mia stanza, sposto la scrivania e faccio i gruppi. Abbiamo iniziato a sostenere le famiglie, sia contemporaneamente pubblico e privato, sono molti e stiamo lavorando così. E abbiamo fatto questo progetto che ha dato ottimi risultati. E allora, quali sono le priorità politiche? Che si faranno? Guarderemo gli interessi economici e delle case del gioco, perché dietro ci sono migliaia di persone che lavorano e non vogliamo far perdere il lavoro a nessuno e non vogliamo demonizzare il gioco. Noi vogliamo che anche i gestori, guardate che abbiamo in terapia anche proprietari di gestori di gioco, sono proprietari, e quella dice: dottoressa, io vivo con questo lavoro, è il mio lavoro, purtroppo il marito c'è cascato. E nelle disgrazie partorisce una bambina senza il corpo calloso, le mie colleghe psichiatre sanno che significa, e questa donna non solo piena di debiti, ma anche va a pagare i viaggi della speranza con questa bambina operata al gemelli, al Maier e al bambino Gesù, che è una bambina che avrà una disabilità gravissima. E immaginate il sostegno come KIP che dobbiamo fare a questa famiglia per recuperare due giovani sposi di questa nostra terra. Che quindi, e allora, quali saranno? Come mettere in equilibrio la salute dei nostri cittadini vulnerabili e insegnare a far capire anche al gestore? Signora, dice: dottoressa, quando mi viene un bambino o un adolescente io lo caccio, non lo faccio giocare. Quando vedo un anziano depresso lo capisco, però non tutti lo fanno, capite? Quindi queste sono le priorità dove tutti quanti abbiamo la responsabilità. E quindi avete visto come, da un punto di vista in base all'età, come la prevalenza è nei giovani. E quindi a scuola, quando noi andiamo dai dirigenti scolastici, insegnanti, quando vedono un calo del rendimento scolastico o quando la madre lo vede isolato, sono dei segni che a livello preventivo noi cerchiamo di dare alle famiglie per poter aiutare queste persone. Quindi loro che cosa hanno? La motivazione al gioco dei giovani qual è? La competizione e il denaro, no? Il tipo di gioco che preferiscono, il gioco a carte, il gioco online. E poi qual è, che cosa hanno rispetto al meno tempo e meno disponibilità di denaro? Quindi riporta invece gli anziani hanno una prevalenza inferiore in percentuale, però sono motivati a giocare perché o si annoiano o perché sono soli, ok? Il gioco preferito è il bingo e poi le slot machine. Poi c'è un altro problema, che i giochi ne escono a non finire ogni giorno, e ultimamente è uscito un gioco che neppure io conoscevo. E questa madre, quando mi ha portato il figlio, diceva: gioca a 10 centesimi. Allora il signore, aspetta i 500 milioni, 200 mila euro, 500 mila euro di paziente, ho detto: signora, per 10 centesimi. Poi sono andata e mi sono cercata questo gioco. E allora è un gioco dei cani. Questo gioco dura 3 secondi, mette 10 centesimi, 24 ore, immaginate come. E poi la virulenza, guardate come sono furbi. Perché nel momento in cui uno è vulnerabile, il problema della strutturazione della dipendenza avviene perché più ridotto il tempo del gioco, più è virulento il gioco. Dopodiché a questa, il giorno dopo, l'infermiera chiama la famiglia e gli dice: signora, niente soldi anche a questo, perché noi abbiamo un tutor che gestisce tutto il denaro, se no non entrano in terapia da noi. Le mando via, tanto è un progetto che faccio io e l'ASP lo decido io, quindi chi viene deve seguire le nostre regole se vuole essere efficace nel gioco. Quindi invece gli anziani hanno più tempo e hanno più disponibilità di denaro rispetto ai giovani. Quindi qual è il rapporto? Il rapporto, ringraziando a Dio, le donne anche qui sono più furbette, dal punto di vista dell'incidenza sono meno il 33% rispetto al 67% dei maschi. Quindi noi stiamo lavorando seguendo, non ci sentirà più a parlare nessuno del settore, almeno gli esperti. Non ci sentirà parlare di molecole. Noi diciamo che il nucleo della patologia
è uguale sia nel tabacco, nell'alcol, nelle droghe che anche nella dipendenza da farmaci, perché noi faremo un approccio, stiamo facendo un approccio globale al paziente, perché ti arriva il giocatore d'azzardo che è anche alcolista e cocainomane, ti arriva il giocatore d'azzardo che fa anche dipendenza da farmaci, benzodiazepine a quintali. Come vanno a prendere nelle farmacie non lo sappiamo ancora, ci stiamo lavorando. Quindi che cosa si fa? Allora, dal gioco che va una persona che è un fatto ricreativo, se invece va una persona di queste che ha la vulnerabilità, quindi la predisposizione ad avere la dipendenza, da ricreativo passa a diventare problematico finché non si struttura la malattia biologica, che è neuropsicobiologica, perché è caratterizzata dal craving, dalla recidiva continua e dall'andamento cronico e da costi molto elevati. E allora, che cosa accade quando una persona diventa giocatore patologico? Intanto ha alterate quelle funzioni del cervello che servono a dare, cioè a dire ciò che è buono, ciò che è giusto, la corteccia prefrontale, e poi non riesce più a pianificare, non riesce a risolvere i problemi, non riesce anche, e la cosa strana è che continuano a perseverare negli stessi errori. Immaginate un padre che ha una figlia che porta continuamente, che va a giocare e dissipa tutti i soldi che servivano per operare la propria figlia. Elevata sensibilità alla ricompensa e hanno aumentati i livelli di eccitazione. Quindi che cosa accade? Che il giocatore, come ho detto prima, può avere oltre alla patologia del gioco altre patologie come disturbi depressivi. È molto frequente in un giocatore il suicidio, e molti giocatori sono stati bambini che hanno avuto la ADHD, che hanno avuto altre persone che hanno il non controllo degli impulsi. Avete visto l'altro giorno in televisione quello che spara la persona al bar, quindi disturbi d'ansia. Quindi per quanto scusi dottoressa, abbiamo... No, l'avevo anticipato e perdonato. Okay. Oltretutto, dopo quello che ha detto, buonasera, arrivederci, grazie. Buonasera, grazie Presidente. Quindi, da un punto di vista comportamentale, noi possiamo suddividere i giocatori che sono condizionati dall'ambiente, come quella signora. Vive con la casa da gioco, suo marito ha il gioco, è condizionato, è un condizionamento ambientale, cioè noi dobbiamo aiutarlo a smettere di giocare, non avendo ogni giorno anche lo stimolo al gioco, perché quello è il suo lavoro, cioè non è una cosa veramente facile. Quindi poi ci sono giocatori che hanno più una vulnerabilità emotiva o una vulnerabilità biologica, no, oppure altri che lavorano più sul piano emozionale, quello da un punto di vista del gruppo sono quelli che funzionano pure meglio, oppure giocatori impulsivi, insomma c'è da lavorare con qualche farmaco pure. Quindi guardate le zone del cervello che vengono coinvolte, queste sono le zone che ci servono a funzionare bene, a saper pensare, a saper vivere la quotidianità. Quindi tutti questi sistemi del cervello vengono coinvolti, l'amigdala, la corteccia prefrontale, il nucleo accumbens e il sistema opioidi, sono quelli che servono per far funzionare il nostro cervello. Quindi, come l'ho detto prima, c'è la corteccia prefrontale, va bene, questi ho dovuto portarli perché voglio farvi capire che c'è un danno biologico. Inizia a giocare, ma come avviene con l'alcol? Beve la prima bottiglia, poi la seconda, finché queste zone del cervello vengono danneggiate, e il danno è abbastanza, si vede anche nelle risonanze magnetiche e nella PET, tutti gli esami che noi andiamo a fare. Vedete quali sono le vie? La via della dopamina e la via della serotonina. Cioè la dopamina è quella neurotrasmettitore che serve, ad esempio qui, che viene danneggiato e loro non hanno più la motivazione, non sono più motivati, riescono solo a vivere la giornata andando alla ricerca del gioco e basta. La stessa cosa, quindi quando questa via della dopamina che regola queste zone
del cervello e la via della serotonina vengono alterate, mancano i sistemi che devono bilanciare l'eccitazione e l'altro deve inibire. Ognuno di noi dovrebbe giocare tutta la giornata. Ricordate i bambini quando vieni, smetti, poi il bambino gli dice una sculacciata alla mamma, ora devi studiare, si ferma e studia. Loro non si fermano. E questa, ecco perché la politica è intervenuta. A Reggio Calabria il sindaco ha chiuso le case da gioco di notte, cioè dopo le 24, le 10 mi pare, e hanno chiesto una relazione che io ho mandato. Perché si deve? Perché è il tempo che conta di esposizione al gioco, quindi è stato fatto. Quindi questo è il sistema motivazionale del cervello di queste persone che viene completamente alterato. Quindi avranno disturbi del controllo inibitorio, della motivazione, delle attività non provano piacere e anche della memoria. Quindi questo è già uguale a quello, questo sono i fattori genetici e da qui nasce, da tutte queste alterazioni, nasce il comportamento patologico. Avete visto le due vie e le vie del cervello che sono deficitarie, quindi sono persone che non hanno più controllo, che non riescono ad analizzare i problemi, persone che non riescono a fronteggiare i problemi. Che ne so, pure quando guidano in macchina vanno veloci, qualcuno di loro, no, non sono i tossicodipendenti o gli alcolisti. Aveva visto uno davanti al tavolo, direttamente non è stato in grado di frenare. Immaginate il pericolo che abbiamo noi. La stessa cosa accade con il sistema limbico, loro è più iperattivo, cioè loro, come posso dire, per chi non è, vivono di emozioni, funziona di più questo cervello primitivo, chiamiamo noi, quelli lì che vi ho detto, amigdala, ippocampo, e quindi hanno o sono iperattivi da questo punto di vista. Ecco perché il comportamento diventa patologico. Oltre al comportamento patologico, poi si associano anche i comportamenti antisociali, quindi l'aspetto criminale. E molti di loro, l'altra sera una che ha finito il programma mi chiama il marito che controlla il denaro e mi dice: dottoressa, gli ho dato fiducia, avevo dato i soldi per la bambina e 500 euro sono scomparsi, quindi noi poi non ridiamo più la fiducia, quindi rubano in casa e poi commettono altri crimini, quelli peggiori, con chi gli presta il denaro, gli stronzini, come si suol dire, un termine che si può usare. Il comportamento diventa ancora più pericoloso quando il giocatore diventa alcolista e fa uso di droghe. Lì il lavoro, noi dobbiamo lavorare cercando di togliere una dipendenza alla volta, ma dico alle mie femmine, non ha importanza che oggi è positivo, intanto è importante che lui sta venendo a seguire il gruppo, sta venendo a fare le visite e si sta... e nella fase in cui è motivato a curarsi. Quindi avete visto quali sono, io vi ho fatto vedere tutte le aree del cervello, poi vi ho fatto vedere che cosa percepisce l'effetto gratificante. Lui prova un grande piacere, infatti è quello che predomina. Poi il giocatore non gli interessa la vincita, non gli interessano i soldi, gli interessa il gioco, quell'emozione e quell'eccitazione adrenergica che prova durante il gioco. Loro hanno anche, come ho detto prima, agisce molto questo sistema viscerale, quindi la componente del sistema nervoso autonomo e anche la componente ansiogena. Allora, per quanto riguarda, vabbè, questa è la stessa, ecco qua, guardate questo bambino al computer, molti bambini sono arrivati con le crisi epilettiche, perché la scarica di energia è talmente forte ed eccitante, l'esposizione a mamma viene tranquillo, non lo disturba, si può fare le sue cose, ci sono dei bambini che dormono con quelle tablet, si vedono quei film e trovano i giochi. Perché ora le industrie che fanno i giochi dei bambini già cominciano sin da piccoli a inserirli in quel... Infatti se vedete i bambini a scuola sono velocissimi, infatti le mamme vai e mi fai l'email, vai e mi fai, perché già sono multitasking. Noi diciamo che il cervello si sta creando un nuovo, si è evoluto il pensiero,
grazie alle tecnologie, però questa tecnologia deve essere al servizio della crescita dell'individuo, non alla distruzione. Io ieri in una scuola abbiamo usato i tablet e i cellulari dei ragazzini, ci siamo riuniti tutti sulla rete e abbiamo lavorato su un questionario online. Quello era al servizio della crescita dei ragazzi, ma se i genitori non li seguono, i bambini, è chiaro che poi ti arriva questo bambino con l'eccitazione, no? Oppure possono avere quell'effetto della inibizione e vanno molti si suicidano, perché poi è talmente forte l'inibizione che possono avere, voi vedete, pane domini, no, non hanno voglia di fare niente, ti arrivano lì alla terapia che quasi li sentiamo distanti, ecco, e poi c'è la noia che li distrugge. Questo è il sistema, eccetera. Poi abbiamo già detto prima che rispetto alla dipendenza da sostanze è questo. Mentre la dipendenza da sostanze, a un certo punto il corpo si ribella, quindi l'alcolista ti vomita, l'alcolista comincia ad avere i segni gravi, il giocatore non smetterebbe mai. Ecco perché è giusto che ci siano delle limitazioni. Questa è la differenza tra il giocatore patologico e la dipendenza da sostanze. La dipendenza da sostanze a un certo punto va in overdose, perché il corpo non lo regge più. Il giocatore, lasciate lì, sarebbe senza mangiare, quanto resistono, 7 giorni, 8 giorni senza mangiare, senza bere, senza andare in bagno, non c'è problema, non smetterebbero mai, li devono prendere a forza e portare. Ci sono molti film, noi ai nostri pazienti facciamo vedere anche dei film che sono molto educativi, ce li vediamo insieme, cerchiamo di fare anche queste... Poi, per quanto riguarda, va bene, sono le alterazioni cognitive, no, che portano, è chiaro che il giocatore pensa a una sua illusione, parla con la macchinetta, noi lavoriamo proprio sulle credenze irrazionali che hanno loro, cerchiamo di fargli rimettere, e non è facile lavorare sulle distorsioni cognitive. Questo è un cervello, il nostro cervello, lo sappiamo che matura, per quanto riguarda la dimensione, è 12 anni, però la maturazione è a 20 anni. Quindi, cari colleghi miei, cari persone, quando uno fa giocare un minorenne che è nella fase evolutiva, come quando uno gli dà l'alcol a un minorenne, questo cervello, che alla fine a 20 anni sviluppa la corteccia, sviluppa tutte le aree, e si blocca l'evoluzione, i danni sono veramente gravissimi, ok? E quindi avete visto quanti fattori concorrono nell'aumentare nelle persone che sono vulnerabili, anche a chi non lo è, il potenziale di diventare dipendente dal gioco. Quindi ci sono fattori individuali, e abbiamo visto che quelli hanno una genetica, molte persone sono portatori, diciamo, del gene del rischio, proprio sono quelli che vanno alla ricerca del rischio, sono quelli che si buttano per fare i tuffi a mare ad altezze elevate, quelli che fanno jumping, quelli che fanno le corse, questi non è che sono bravissimi, poi fanno i bulli nelle scuole, sono quelli, non è vero, hanno proprio alterato il gene, alcune genetica. Poi è chiaro che la frequenza dello stimolo è uno dei fattori, se uno fa giocare molto ogni tanto non succede nulla, ma se questa frequenza dello stimolo avviene di frequente è un fattore che infatti i nostri giocatori che vengono in cura, noi dobbiamo lavorare sull'astinenza. E poi il contesto sociale, se nelle nostre paesi, nelle nostre città mi ci mettono la casa da gioco accanto ai licei, accanto alle scuole, non lo so che cosa fare. Quindi non vogliamo chiudere le case da gioco, non siamo qui, penso che anche gli organizzatori non vogliono questo, perché sono posti di lavoro, oltretutto sono regolarmente autorizzati dallo Stato, ma vogliamo che ci sia delle regole, e che anche, infatti, un'idea sarebbe fare i corsi ai gestori come proposta per la gestione
della clientela, anche se vedono qualcuno sta male, inviarli nei servizi specializzati. Quindi, infatti c'è uno studio proprio che dice che più c'è la disponibilità al gioco ambientale, più aumenta il gioco. È come se tu più servizi apri, più la gente va a utilizzarli. Se la disponibilità viene regolarizzata, non avviene. Poi la prevenzione è chiaro, bisogna farla sull'individuo, le azioni di prevenzione, sugli stimoli, sui giochi e sul contesto ambientale. Cercherò di essere più veloce. Per quanto riguarda l'ambiente, l'abbiamo vista, eccolo qua. Quali sono le situazioni più vulnerabili? E bisogna considerare la famiglia. Se nella famiglia giocano tutti, è chiaro che è una situazione. Chi ha queste alterazioni le individuavano i medici. Chi ha un deficit dell'attenzione e dell'iperattività è un soggetto a rischio. Ad esempio, chi ci sono dei farmaci tipo la levodopa che noi diamo ai parkinsoniani, oggi stiamo attenti perché molti parkinsoniani sono diventati giocatori, si sono rovinati per il farmaco, perché purtroppo ha creato anche, e poi chi ha delle patologie psichiatriche. Infatti ora i malati psichiatrici, siccome sono unici che vanno a pensione, i pensionati, sono quelli più attratti e vanno e li fanno giocare, ne abbiamo parecchi. Quindi questa è la familiarità, abbiamo visto che chi ha una familiarità ha 3 volte superiore se è il genitore e 12 volte se è stato il nonno, quindi a sviluppare la malattia. E allora qual è la giornata di oggi, poi credo che Luciano e gli altri organizzatori, quali sono i punti su cui ci dobbiamo concentrare l'attenzione? Prima sulle persone, che ho detto già, i bambini, gli adolescenti e gli anziani soli, sono le persone più a rischio. Poi stare attenti alla pubblicità, quante in televisione, ciao papà, come lo dice, lo dicono talmente veloce, fanno la pubblicità, guardate quando lo dicono veloce, quindi come avviene la pubblicità, come fanno marketing, la prevenzione, stiamo utilizzando gli strumenti, noi come azienda insieme al privato sociale abbiamo fatto un gruppo e lavoriamo per le tematiche e ci stiamo muovendo tutti insieme sia nelle scuole che nel territorio. L'anno scorso abbiamo fatto anche il lavoro in piazza, giusto, con il vescovo, quindi dove abbiamo coinvolto anche tutta la cittadinanza. Cure e riabilitazione, vi ho parlato prima che ci sono cure, il lavoro che abbiamo fatto noi era uno studio multicentrico internazionale, quindi molto serio, e noi l'abbiamo tarato nel nostro servizio. Per quanto riguarda anche l'organizzazione, internet, che è da vedere perché è tutto un mondo dove possono entrare tutti i bambini, comprarsi i giochi, la criminalità e il gioco d'azzardo, chi osserverà e monitorerà il sistema, sarà la regione, saranno, non lo so, e poi quello, se si fa qualcosa deve essere sostenibile. Sulla sostenibilità diamo la parola ai politici, credo. Che quindi noi faremo stiamo facendo una prevenzione universale che è diretta a tutta la cittadinanza, ambientale nei contesti a rischio che noi abbiamo trovato, e selettiva stiamo lavorando ad esempio per fasce d'età, e ci stanno chiamando anche le parrocchie, abbiamo iniziato a merito con il primo lavoro, ma anche stiamo lavorando su Palmi, anche cioè la rete che ci chiama, stiamo andando. Per quanto riguarda i condizionamenti, l'avevo detto prima, ripeto ancora, i bambini da 3 a 12 anni, gli adolescenti, perché l'adolescente ha quel cervello, come ve l'ho detto, immaturo, quindi è molto molto a rischio, e ve l'assicuro che non siamo pronti ad accogliere gli adolescenti nei nostri servizi perché mancano, non so, siamo organizzati. Le conclusioni, ripeto ancora, che è una malattia neurobiologica, che ha un deficit della corteccia frontale e del sistema della gratificazione, quindi immaginate l'alterazione del sistema del piacere, è una malattia sociale, colpisce i soggetti vulnerabili e geneticamente determinati, e quindi su questi noi dobbiamo arrivare prima della malattia, infatti facciamo interventi di early detection, noi arriviamo prima che loro cadano ammalati. Come? Abbiamo iscritto ai pediatri, ai medici di base, alle comunità, proprio per evitare
che accada. Gli anziani, perché sappiamo che l'anziano ha una corteccia prefrontale immatura, bisogna intervenire tutto ciò che riguarda gli stimoli. Ho finito, grazie, ho cercato di essere... Bene, grazie dottoressa per la sua esaustiva relazione, ci ha chiarito un po' le idee su quante sfaccettature abbia questa patologia. Grazie ancora. Prima di cedere la parola al dottore Squillaci vorrei salutare il sindaco di Palizzi, il dottor Walter Scerbo. Buonasera, poi sono il sindaco di Roguri, il dottor Zavettieri, il vice sindaco di San Lorenzo, il dottor Gualtieri, e l'assessore al comune di Merito Portosalvo all'ambiente, il dottor Bruno Sergi. Dottore Bruno, se vuole venire a salutare, a dire qualcosa, no? Va bene, grazie lo stesso. E quindi io cedo la parola al dottor Luciano Squillaci, che è il presidente nazionale della FIC, della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, e il vicepresidente del CERESO di Reggio Calabria. Il dottore Squillaci ci permetterà di inquadrare il problema su un doppio aspetto, diciamo, da un punto di vista politico-istituzionale col suo ruolo appunto di presidente della FICT, e a questo aggiungerà la sensibilità propria di chi per anni è stato un operatore impegnato sul campo e che quindi ha avuto a che fare in prima persona con il problema del gioco d'azzardo patologico. Prego dottore. Grazie, io non toglierò molto tempo a chi poi dopo di me entrerà più nel merito, anche perché già la dottoressa De Stefano ha fatto un quadro preciso sotto il profilo tecnico della questione legata al gioco patologico, e poi ci sarà Piero che invece presumo che possa darvi anche delle informazioni interessanti. Io quindi mi limiterò ad alcuni spunti che nascono semplicemente dalle sensazioni e dalle esperienze personali che mi tocca vivere quotidianamente. Io credo che noi dobbiamo essere seri, perché se siamo qua immagino che gli aspetti che in qualche modo dobbiamo andare a toccare devono essere a 360 gradi. Perché io ogni volta che mi trovo, e Caterina lo sa bene, ma lo sa anche Nicola Irto, con il quale siamo amici, più volte abbiamo discusso di questi fatti, io ogni volta che mi trovo in Italia ad andare a intervenire in momenti come questo che parlano del gioco patologico, mi trovo in seria difficoltà, francamente un po' mi vergogno. Un po' mi vergogno perché a monte di tutto dovremmo farci una domanda. In Italia c'è seriamente la voglia, l'intenzione politica di contrastare il gioco patologico? Perché vedete, se non rispondiamo a questa domanda, il resto del ragionamento, che comunque ha sicuramente senso e significato sotto il profilo terapeutico, sotto il profilo della prevenzione, sotto il profilo della promozione umana e sociale, però non risolve i problemi. Allora, per rispondere a questa domanda, innanzitutto io mi faccio la domanda inversa: a chi giova il gioco in Italia? Proviamo a ragionare brevemente, no? Allora, sicuramente giova agli imprenditori delle sale slot, agli imprenditori del gioco, che non sono solo le sale slot, ma qua a Merito diciamo ogni 15 metri più o meno ce n'è una, ma non è solo Merito, intendiamoci, ma comunque non sono solo le sale slot, gli imprenditori del gioco, anzi veramente gli imprenditori veri, quelli che fanno girare buona parte dei miliardi che girano in Italia sul gioco, sono quelli che lavorano su internet, sono quelli che lavorano da casa loro, a volte in scatole cinesi varie che si mettono insieme e che costruiscono questi bellissimi siti nei quali basta andare, diceva benissimo la dottoressa De Stefano prima, la velocità. No? La velocità è l'elemento della compulsività, cioè più è veloce la possibilità di giocare, meno è alta la soglia per entrare nel gioco e più chiaramente aumenta il rischio di dipendenza, no? E quindi sicuramente ci sono gli imprenditori del gioco e ci sono le persone che ci lavorano legittimamente, che sono tantissime. Voi non sapete quanti addetti ha il gioco in Italia, ma veramente tanti. Meno
di quelli che potrebbe fare pensare il fatturato del gioco che ora vi dirò, ma sicuramente sono tantissimi. E quindi già, diciamo, quella che noi chiamiamo la lobby delle slot è un peso importante. Ma chi altro si gioca? Perché fino a qua diciamo, è abbastanza chiaro. Sicuramente lo sanno bene gli amici di Libera, che sono qua presenti, se ne giova la criminalità organizzata, che in Calabria si chiama 'ndrangheta. Chiamiamo le cose con il loro nome, perché così almeno evitiamo poi di dire no, le associazioni, l'ndrangheta si giova del gioco patologico, non del gioco, attenzione, si giova del gioco patologico. Perché? Perché il gioco in sé non consentirebbe quel giro di fatturato e soprattutto non darebbe sfogo il gioco legale a quello che è invece un altro giro di miliardi, che è dato dal gioco illegale, che anch'esso rende un fatturato enorme in Italia. E quindi la 'ndrangheta, con tutti i suoi gangli, la 'ndrangheta in Calabria, poi la mafia, la camorra e così via dicendo, voi pensate che da quando hanno compreso che il gioco è una delle lavatrici migliori che esistano, guarda caso, sarà un caso, io non lo so, può darsi che sia un caso, però guarda caso, magicamente le sale slot si sono moltiplicate. È un caso, però è così. E quindi la criminalità organizzata, con tutto quello che ne consegue. Ma chi altro si giova? Perché anche qua, diciamo, se uno deve ragionare del gioco illegale, chi si giova? I criminali. Se ne giova lo Stato. Lo Stato. Perché? Perché erroneamente sul fatturato del gioco in Italia, che ripeto è in aumento proporzionalmente direttamente legato all'aumento del gioco patologico, e sul fatturato del gioco in Italia lo Stato ha un guadagno enorme. È come per il fumo delle sigarette, no? Stessa identica situazione, con la differenza che il guadagno è molto più alto, o meglio, erroneamente si pensa che è molto più alto, perché poi gli ultimi studi hanno dimostrato chiaramente, della campagna Mettiamoci in Gioco, della campagna nazionale che cerca di fare qualcosa per contrastare questa piaga sociale, perché di piaga sociale si tratta, gli ultimi studi hanno dimostrato che negli ultimi 10 anni il guadagno, tra virgolette, dello Stato, quindi le tasse che lo Stato riesce a lucrare, a recuperare dal gioco, sono diminuite dell'80%. Perché? Perché le lobby funzionano a tutti i livelli. È chiaro che l'imposizione fiscale, che una volta era altissima, a poco a poco è scesa. Tra l'altro sul gioco per internet l'imposizione fiscale è sostanzialmente nulla. E però lo Stato ci guadagna. Ma che altro ci guadagna? Ci guadagnano gli enti locali. Ci guadagnano anche gli enti locali. Poco, a dire il vero, ma come tutte le altre attività commerciali che esistono sul territorio, è evidente che gli enti locali ci guadagnano. Quindi lo Stato, nelle sue, diciamo, diramazioni anche periferiche. E poi chi altro ci guadagna? Chi si gioca del gioco? Chi pensa che il gioco sia una cosa bella? Cioè i giocatori. C'è un popolo di giocatori che, guarda caso, anche qua gli studi sono chiari, aumenta proporzionalmente lì dove è più alto il tasso di povertà. Cioè più povere sono le comunità, più aumenta proporzionalmente il numero dei giocatori. E questo voglio dire, poi io non entro nelle interpretazioni, lascio a voi il dato interpretativo, e potrei andare avanti. Insomma, sostanzialmente c'è un esercito di persone, c'è un esercito di enti, c'è un esercito di organizzazioni, ci sono delle lobby pesantissime che non hanno alcuna intenzione di mettere in atto serie strategie di contrasto al gioco patologico. Non mi dite che seria strategia di contrasto al gioco patologico è quella che per esempio fa Confcommercio con il gioco fa male.
pure il fumo fa male. Vedete quanta gente ha smesso di fumare perché nei pacchetti delle sigarette c'era scritto il fumo fa male. Allora, la madre di tutte le domande, e il motivo per cui io francamente un po' mi vergogno quando ci troviamo a fare questo tipo di ragionamenti, è esattamente questo. E se non fosse così, mi chiedo, come mai, l'ha citato prima la dottoressa De Stefano, vedete, nel 2012, quindi sono passati 4 anni, e già in ritardo in Italia rispetto agli altri stati, nel 2012 Buon Balduzzi ha inserito nel suo decreto il gioco d'azzardo patologico tra i LEA. Sapete che sono i LEA? I LEA sono quella cosa che in Calabria non esiste, hanno chiuso la parentesi. Sono i livelli essenziali di assistenza, cioè sono quei livelli che il Servizio Sanitario Nazionale stabilisce che in Italia tutti, a qualunque latitudine, devono avere livelli essenziali di assistenza. Ok? Poi in Calabria diciamo che si presta un po' a interpretazione alla Costituzione italiana, ma questo lo sappiamo. È chiaro che inserire il gioco d'azzardo patologico all'interno dei livelli essenziali di assistenza è un passo fondamentale per garantire la cura alle persone che hanno questo tipo di dipendenza. Ebbene, come mai, mi chiedo, dal 2012 a oggi, nonostante tutti quanti sono d'accordo su questo inserimento, e la Lorenzin nel 2015 ha ribadito che è importantissimo inserire i LEA, e c'è un decreto, il decreto Balduzzi, tuttora in vigore, che stabilisce che, tra i LEA debbano avere una priorità il gioco d'azzardo patologico, ancora ad oggi tra i LEA non c'è il gioco d'azzardo patologico. Ci sarà un motivo. Non li dobbiamo curare. E noi lo stiamo facendo. Allora, la risposta a questa domanda io non la do e non la voglio dare, anche perché sono e resto convinto che invece in Italia si voglia contrastare il gioco d'azzardo patologico, perché da contrastare ci siete voi, ci siamo noi, c'è tutta la società civile che ritiene, che vede coi propri occhi famiglie distrutte dal gioco d'azzardo, perché vedete, la dipendenza da gioco è una dipendenza subdola, non distrugge solo la persona che ha questa dipendenza, ma distrugge tutto il suo contesto. Qua non bisogna curare solo chi va a giocare, gioca d'azzardo e ha una dipendenza da gioco. Qua tu ti trovi a dover dare risposte che vanno dal mi hanno pignorato la casa, che ti dice quella moglie di quel giocatore d'azzardo, c'ho l'ETR che mi sta fuori dalla porta, c'ho i debiti con tutto lo strozzinaggio che c'è in giro, e così via dicendo. Quindi tu ti trovi prima a dare risposte a queste domande e poi alla dipendenza di quella persona. Capite? Sono contesti, sono famiglie distrutte. Sono famiglie distrutte. E allora, è veramente... Tra l'altro, altro dato che vi voglio dare, com'è che possiamo pensare di contrastare il gioco d'azzardo patologico quando finalmente, a seguito di veementi proteste, è stato messo sul gioco d'azzardo patologico, dalla legge di stabilità ultima, una somma finalmente per il contrasto del gioco d'azzardo patologico pari a 50 milioni di euro. Ora, se uno non ha parametri di riferimento, 50 milioni di euro sono tanti, no? È come quando uno dice il topolino, vede l'elefante e dice ammazza quanto è grande l'elefante, no? Poi però magari l'elefante di fronte all'Africa non è poi così grande, no? Perché dico questo? Perché a fronte di 50 milioni di euro che hanno messo per la cura delle dipendenze, ci sono 85 miliardi di fatturato annuo del gioco. Cioè, non so se è chiaro il concetto. 15 miliardi di fatturato del gioco illegale. E però noi facciamo la guerra dei bruscolini, perché con 50 milioni invece noi dovremmo contrastare queste armate che abbiamo di fronte, perché di armate trattasi, no? Allora, di conseguenza si dovrebbe dire è una battaglia perduta. Non è una battaglia perduta, tutt'altro, è una battaglia da combattere. È una battaglia che va combattuta e che va combattuta a tutti i livelli. Quando le persone distrutte, le famiglie distrutte arrivano dalla dottoressa De Stefano o arrivano allo sportello di Piero Surfaro, al Cereso, che ne so io dove, abbiamo già fallito.
è una battaglia educativa che va combattuta, è una battaglia culturale. Bisogna partire dai bambini, bisogna partire dai ragazzi. Avete mai sentito parlare di povertà educativa? È esattamente il grande male che noi oggi ci troviamo ad affrontare, ed è da lì che bisogna partire. Questi ragazzi che poi diventano giocatori, che poi diventano dipendenti, che poi entrano in giri strani, sono quegli stessi ragazzi che abbiamo nelle nostre scuole, sono quegli stessi ragazzi che abbiamo nei nostri gruppi parrocchiali, sono i ragazzi che abbiamo agli scout, sono quegli stessi ragazzi. Quando diventano dipendenti dal gioco, dipendenti da qualunque altra cosa o entrano in giri strani, abbiamo già fallito. Abbiamo fallito come comunità. È una battaglia che va combattuta, e va combattuta a partire dai fattori educativi. E tanto possono fare le organizzazioni, tanto possono fare le associazioni, tanto può fare la scuola, tanto possono fare gli enti locali, i comuni. E allora, e mi fermo, è una battaglia che può essere combattuta e che può essere vinta, perché vedete, citando Chesterton, a me piace tanto, no? Noi non dobbiamo spiegare ai bambini che i draghi delle favole non esistono, perché loro già lo sanno che i draghi delle favole non esistono. Noi con le favole dobbiamo spiegare ai bambini che i draghi possono essere battuti, che i draghi possono essere battuti. E questo è il senso del nostro essere qui stasera, se no non avrebbe senso niente. E quando è il momento in cui cominciamo a dirci non abbiamo più la speranza di risolvere questo o quel problema, in modo particolare sul gioco d'azzardo, quella è l'anticamera del disimpegno. È l'anticamera del disimpegno. E noi, soprattutto noi qui nel Meridione, la Calabria è la seconda regione in Italia per giocatori d'azzardo, soprattutto qui nel Meridione, noi non ce lo possiamo permettere. Grazie.